Dall'Eisel una speranza, dalla memoria un impegno per i valori dello sport. Si terrà venerdì 9 ottobre dalle 10 presso l'Auditorium di Camera di Commercio di Arezzo il convegno organizzato da Panathlon Club Arezzo in occasione del trentennale della tragedia dello stadio di Bruxelles. L'evento, rivolto alle scuole del territorio, non vuole essere solo un memoriale, ma un'occasione per una riflessione e un confronto per combattere la violenza nello sport e promuovere i valori del sano agonismo e del fair play ai giovani. Un'iniziativa come questa, che noi come associazione, insieme al Panathlon Club di Arezzo e il CONI vogliamo lanciare, introducendo l'educazione civica sportiva all'interno dei programmi scolastici, è un qualcosa di concreto, cioè che parte dalla memoria ma che vuol poi sviluppare un progetto formativo concreto affinché i propri ragazzi possano essere attraverso una cultura sportiva corretta, che uomini migliori un domani. La diffusione dei reali valori dello sport, la negazione del doping e l'eticità del confronto agonistico sono i pilastri su cui costruire una cultura sportiva basata su rispetto e legalità. Per questo il mondo della scuola rimane l'interlocutore privilegiato. Cominciamo da questo convegno per poi proseguire con dei progetti che ambiziosi, diciamo, ma sicuramente direi sentiti ed importanti, e speriamo che le istituzioni tutte ci diano una mano in questo senso e possiamo proseguire su questa strada. In occasione della conferenza stampa di presentazione del convegno è stata consegnata al presidente del club aretino una menzione d'onore da parte della Presidenza della Repubblica come riconoscimento dell'eticità del progetto.